Ivan, è semplice commentare una partita così, la Lube non ha giocato. Ma semplice. Credo che la reazione che la squadra ha messo in campo a Trento oggi non sia arrivata, una volta che in questo caso Monza ci ha messo in difficoltà, Trento ci aveva messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a reagire. Questa sera non l'abbiamo fatto ed è fa male dal punto di vista del fatto che volevamo fare bene, non ci siamo riusciti, non siamo riusciti a reagire, non siamo riusciti a sfruttare un'occasione per cercare di mettere un mattoncino in più. Capita, sicuramente non è una tragedia, bisogna ripartire con fiducia, bisogna inevitabilmente passare da inciampi del genere per crescere, quindi rianalizzeremo le cose. Credo che più che altro sì, è stata una questione di, non so, atteggiamento, non lo so, loro hanno battuto benissimo, ci hanno messo in difficoltà in battuta, quella è stata più o meno il fulcro di tutta la partita. Che cosa vi siete detti a fine partita? Siete rimasti a lungo là al centro del campo? No, del fatto che non dobbiamo mai mollare, del fatto che quando ci sono le squadre che ci mettono in difficoltà dobbiamo cercare di reagire, possiamo perdere, è sacrosanto, però non dobbiamo cercare di evitare di perdere il 7-12 come è successo nell'ultimo parziale. Viene Perugia giovedì, questi incontri ravvicinati quanto possono incidere in una squadra in costruzione come la Lube? No, vabbè, è il campionato italiano, si gioca ogni 3 giorni, la Champions non è ancora iniziata, quindi anzi abbiamo anche quasi tempo per respirare, quindi tanti giocatori giocano a questi ritmi da tanti anni e quindi è normale che sia così. Meno male che c'è una partita giovedì, una signora partita, perché sarà sicuramente un'occasione ulteriore per crescere per noi. Mattia Gottardo, hai assaggiato il campo probabilmente nel momento più difficile di questa partita, di questa serata no della Cucine Lube. Sì, preferivo non assaggiarlo e speravo andasse meglio, però non è andata. E niente, adesso in palestra si lavorerà ancora più dura per la prossima con Perugia. Siamo partiti da una serata eccezionale quale quella di Trento in rimonta. Cosa non ha funzionato questa sera, perché l'aggressività di Monza era pari all'inizio set di Trento? Sì, esatto, in entrambe le partite siamo partiti male. E è che a Trento siamo riusciti a reagire e qui no. Non so dirti, sinceramente, non c'era la stessa cattiveria nel terzo set. È un peccato perché comunque l'abbiamo dimostrato a Trento, quindi possiamo sempre farlo. Ora c'è Perugia, giovedì. Sì, niente, torniamo in palestra a lavorare duro questi pochi giorni che abbiamo e poi faremo un'altra battaglia. Chico Blengini, la classica partita no? Ma sì, abbiamo... Prima di parlare di aspetti tecnici, credo che ci sia da ragionare sull'aspetto proprio dell'approccio alla partita, cosa di cui avevamo parlato e evidentemente non sono riuscito a passare, no? Quelle che mi assumo la responsabilità totalmente, perché sapevamo che dopo la rimonta di Trento, sapevamo che dopo una grande vittoria non solo, no? C'era più aspettativa nei nostri confronti, ma anche sapevamo di incontrare un avversario che sì era in difficoltà, ma che sarebbe stato sicuramente aggressivo e quindi ci aspettavamo l'aggressione iniziale, non siamo stati capaci di affrontarli e di iniziare con la stessa aggressività. Poi insomma nel primo set siamo riusciti a rintuzzare, nel secondo siamo rimasti agganciati per lunghi tratti, ma è evidente che loro sono partiti più forti di noi e noi abbiamo rincorso per tutta la partita e di questo, ripeto, avevamo parlato, però probabilmente non sono riuscito a toccare i tasti giusti o a farlo nel modo giusto. E poi il terzo set, insomma, è una cosa diversa, nel senso che nel terzo set siamo stati dall'inizio in difficoltà e quella è una cosa sulla quale bisogna anche fare due ragionamenti, perché noi sappiamo benissimo
che campionato ci aspetta, sappiamo benissimo quali sono le tante cose su cui dobbiamo progredire, e sicuramente una è quella di non mollare in qualsiasi situazione. Aggressività che eravate riusciti a contenere a Trento questa sera da parte della squadra avversaria, questa sera invece calma piatta. Sì, sì, non siamo riusciti mai a dare l'idea di, no, girare la partita, nonostante, ripeto, sia nel primo che nel secondo set abbiamo resistito, siamo rientrati, però insomma tecnicamente loro con la battuta ci hanno messo molto in difficoltà e abbiamo cercato di trovare soluzioni alternative, ci siamo fatti aiutare da Zaitsev in quel frangente, ma non è stato sufficiente. Quando siamo all'inizio abbiamo fatto fatica anche a mettere in difficoltà con la battuta, loro ci hanno messo in difficoltà da subito, quando siamo riusciti a mettere in difficoltà però non siamo riusciti a essere così incisivi nella fase muro, mentre quando loro ci mettevano in difficoltà noi facevamo fatica a chiudere i punti. Tecnicamente credo che quello sia l'aspetto più importante su cui ragionare, nel senso la ricezione, quando si riceve male loro hanno toccato meglio e noi meno bene, noi li abbiamo messi meno in difficoltà di quanto loro ci hanno messo noi con la battuta, però ecco, al di là dell'aspetto tecnico c'è da considerare l'altro aspetto. Morale della favola, ci si rimbocca le maniche perché giovedì c'è Perugia. Ma in ogni caso questa è una squadra che sa che deve lavorare, che deve lavorare tanto, che deve saper come dire, avere il suo modo di allenare, il suo modo di giocare e di farlo quotidianamente al di là dei risultati, perché è una squadra che deve progredire, che deve trovare dei meccanismi, ma anche deve progredire nelle individualità, e quindi quello è a prescindere dal risultato. È chiaro che farlo dopo una partita così è diverso che farlo dopo una vittoria, ma questo noi lo sappiamo.